questa iniziativa che poi coinvolgerà tutta quanta la Regione Puglia per una giornata particolare dedicata alla donazione del sangue, che la Regione Puglia ha voluto in qualche modo far coincidere con la giornata di grande solidarietà che si è avuta lo scorso anno in occasione dell'incidente dei treni. Quindi un momento per ricordare che il sangue è necessario sempre, e quindi la donazione è necessario che diventi una costante, riuscire a trovare non solo donatori occasionali, ma persone che possano donare in maniera sistematica nell'arco dell'anno, perché il sangue sempre, ma soprattutto in estate, è una necessità fondamentale per alcune persone. Siamo qui a Leuca, abbiamo visto una grande affluenza di persone e quindi un grande momento di solidarietà in questa direzione. Io do la parola al vice sindaco di Castrignano del Capo, la dottoressa Maruccia, che farà i suoi saluti e introdurrà questa giornata. Buongiorno a tutti. Quindi a nome dell'amministrazione comunale di Castrignano del Capo rivolgo i saluti. Siamo veramente contenti che abbiate scelto Leuca quindi come prima tappa proprio per questa giornata speciale, per questa giornata di solidarietà. E pertanto quindi inizio con ringraziare innanzitutto le associazioni FIDAS, AVIS e FRATRES che si sono adoperate proprio per questa giornata speciale. Ringrazio la Presidente Mimina Sergi, il funzionario regionale Antonella Caroli, l'assessore regionale dottor Negro, il direttore di Dipartimento ASR dottor Di Renzo, il direttore sanitario di Lecce dottor Sangue Dolce. E in particolare ringrazio tutti coloro che oggi hanno donato. Vorrei concludere. Vorrei concludere con una frase del Vangelo che mi è venuta in mente prima di entrare. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Buon lavoro a tutti. Allora, sì, un attimino. Io do il benvenuto a tutti. È stata una bella maratona. Ringrazio anche la presenza dell'assessore Negro in rappresentanza della Regione Puglia, perché questa è la prima tappa della giornata del donatore pugliese. In effetti si è visto che i donatori donano da tutte le parti della nostra regione. Il ringraziamento, come ha fatto appunto la nostra vice sindaco, va ai donatori, ma io vorrei anche ringraziare tutti quelli che si sono adoperati, che non sono stati nominati ma che veramente verrebbero ringraziati in modo preciso, perché sono i volontari che, oltre ad aver donato, hanno anche supportato tutta questa manifestazione, finanche il servizio d'ordine abbiamo fatto, perché lo facciamo con grande piacere, perché sappiamo che la donazione è un momento molto particolare e serve ai nostri ammalati. Ovviamente le autorità, io avevo chiesto la presenza anche dei sindaci, caro assessore, come vede sono con la fascia tricolore proprio per dare una certa importanza a quello che noi facciamo, ma non come associazioni, come cittadini. Le associazioni poi si prodigano per quello che possono, come possono. Voi avete visto stamattina, noi eravamo già qui dalle 7, abbiamo fatto quello che potevamo fare. Ringrazio anche Roberto Calabrese, perché senza nulla togliere la nostra vice sindaco, diciamo che è stato il mio contatto diretto per tutte le cose che ci servivano, transenne, posizione gazebo, sembra niente, però in effetti l'abbiamo fatto tutti insieme, con tutti i ragazzi, con i ragazzi dell'Ado Vosso di Castrignano, con tutto il mio staff FIDAS Gagliano che è qui e già stiamo lavorando da un po' di tempo, e ovviamente con le altre due associazioni. Qui abbiamo anche il nostro rappresentante Civis, che adesso è in capo all'Avis, il dottor Gigi Bruno. Ovviamente ringrazio le mie provinciali, è d'obbligo, perché ogni nostra regionale, FIDAS cioè associazione regionale, ha le sue provinciali, e in questo caso io devo ringraziare per quanto riguarda FIDAS, ovviamente FIDAS Leccese, abbiamo qui il presidente avvocato Emanuele Gatto, e Ado Vosso Messapica Giovanni
Coluccia, che non lo vedo più, ma comunque so che c'è, stava qui. Eccola, eccola, è qui. Sono le associazioni che poi si diramano sul territorio. Ecco perché i donatori da Leuca, da Foggia, poi ci saranno anche altre tappe, si concluderà con questa giornata conclusiva, e poi questo lo diranno anche gli altri, lì ad Andria. Con il dottor Di Renzo c'è stato subito un certo feeling diretto, per fortuna, perché sinceramente per sistemare tante cose, il staff medico e paramedico, ovviamente abbiamo fatto capo all'automoteca dell'ASL e anche all'equipe medica dell'ASL, Casarano, mentre invece sull'altra automoteca gentilmente concessa dell'Avis ha operato oggi lo staff del centro trasfusionale di Tricase, ai quali vanno anche i ringraziamenti. Tra l'altro oggi purtroppo Suor Margherita non è potuta venire perché c'è stato un lutto per una consorella, però loro sono anche presenti. Sì, purtroppo Suor Gioconda non c'è più, quindi diciamo che sono stati un po' così frastornati da questo brutto evento, ma nello stesso tempo sono sempre qui con noi. Concludo, per carità, non voglio togliere niente ai nostri relatori, concludo ringraziando veramente tutti. Poi, se vi serve qualcosa, noi siamo qui. Grazie. A ribadire il valore e l'importanza della solidarietà dei donatori e delle associazioni, io sono venuta da Galatina stamattina, abito a Galatina, passando dall'ospedale ho visto le bandiere della Fratres fuori dall'ospedale, si sta donando anche in ospedale a Galatina, quindi diciamo questa giornata straordinaria si inserisce all'interno di una programmazione di donazioni che, oltre a farsi quotidianamente, si fanno molto spesso anche di domenica nelle varie sedi delle nostre strutture. Cedo la parola all'assessore Negro. Sì, si sente, con un po' di aforia però. Ma io intanto ringrazio il Comune di Castignano del Capo e attraverso la persona del Vice Sindaco che ci riceve, ci ospita. Poi saluto tutti i sindaci che per noi sono la dimostrazione della sensibilità che le nostre comunità hanno nei confronti di questo problema. La donazione è un problema che, diciamo, in alcuni momenti, come è stato ricordato, particolarmente nell'anno, è un problema serio, problema che per fortuna, grazie all'associazione di volontariato, riusciamo a contenere o a risolvere spesso, altrimenti saremmo in grave difficoltà. Il 12 luglio dell'anno scorso fu una data infausta, però fu anche quella data che ha dimostrato a tutta l'Italia, se non vogliamo anche dire oltre i confini, la solidarietà, la vicinanza, la comunione degli uomini e delle donne di Puglia verso chi ha bisogno di aiuto. Fu una gara straordinaria di partecipazione alla donazione. Io ricordo le lunghe file che si creavano di fronte, vicino ai nostri ospedali, per poter donare il sangue. È rimasta nella nostra mente, negli nostri occhi, questa immagine che, ripeto, è il segno tangibile di come siamo noi pugliesi. Siamo una terra di accoglienza, ce lo riconoscono tutti, siamo anche per una terra di solidarietà appena scatta l'emergenza. Forse lo dico così con una certa autocritica, dovremmo esserlo tutti i giorni, non solo quando c'è il bisogno, perché dovremmo pensare che tutti i giorni c'è gente che ha bisogno di noi. Io ringrazio, riconosco personalmente i presidenti di FITAS, Frates e Avis, con loro abbiamo un'interlocuzione stretta, continua,
in assessorato. Abbiamo risolto anche dei problemi che c'erano, altri li risolveremo. E devo dire ringrazio, ripeto, perché il loro apporto è insostituibile. Sono importanti le strutture sanitarie, quindi ne approfitto per ringraziare attraverso Antonella Caroli tutta la struttura del dipartimento nostro regionale, attraverso il dottor Sanguedolce e il dottor Di Renzo, tutto diciamo l'AST di Lecce, e il lavoro che fanno, la dedizione che mettono quotidianamente per noi indispensabile, e lo ripeto anche oggi, lo dicevo ieri fuori contesto, mi trovavo in un matrimonio però avevo dei medici di fronte, lo dico col cuore e lo dico non soltanto da assessore, lo dico anche da un'altra postazione. Noi li dobbiamo ringraziare, tutto il servizio sanitario regionale, tutti gli operatori del servizio sanitario regionale deve essere da noi ringraziato per il sacrificio che fanno. Sono in carenza, o siamo in carenza di personale a tutti i livelli, primari, medici, infermieri, OS, tutti, amministrativi. Siamo in carenza di personale, ma i nostri operatori danno il massimo della loro possibilità e consentono a questa regione, al netto di polemiche di piazza, vi garantisco, consentono a questa regione di erogare servizi spesso eccellenti. Io mi trovo in una situazione per cui ho dovuto anche uscire fuori dalla Puglia. Vi garantisco che ci sono da noi ospedali, reparti che non hanno nulla da invidiare e professionisti che non hanno nulla da invidiare a quelli delle tanto decantate regioni del nord. Credetemi, lo dico non da assessore, lo dico col cuore da cittadino. Io non aggiungo altro, se non ringraziare ancora una volta in modo particolare tutti i volontari che danno la loro parte di sé, quindi il sangue, certi di poter dare un contributo ad aiutare chi ne ha bisogno davvero. Grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie assessore, e comunico che oggi abbiamo superato le 70 donazioni. Questa era una cosa molto importante che mi ero dimenticata di dire, ma che è il cuore di tutta questa manifestazione. Ringrazio ovviamente i padroni di casa, non solo a livello comunale, ma anche chi ci ha ospitato con grande disponibilità, la dottoressa Anna Maria Caputo dell'Hotel Terminal, e anche ringrazio Fabio Martinucci per averci donato il ristoro. Si sono mossi in tanti, caro assessore, si è mosso veramente tutto il territorio, oltre ai sindaci, perché ci sono e sono qui, ci sono anche altre presenze di altre associazioni. Abbiamo la Lega Tumori, abbiamo anche il Centro Servizi Volontariato Salento, si sono veramente mossi in tanto, abbiamo anche l'associazione dei talassemici, non a caso abbiamo anche il consigliere nazionale Claudio Mele qui presente insieme a noi, veramente si sono mossi tutti, anche le altre provinciali che ci sono qui presenti, ma che li farò ringraziare da parte dei loro presidenti regionali. Grazie a tutti veramente. Io una parola a Salvatore Negro, allora, a Totò Negro, non all'assessore. È l'unica fonte di gratificazione per noi che lavoriamo in sanità sentire, no, che i cittadini in qualche modo riconoscono l'impegno che mettiamo nel fare le cose. E dalla mia postazione, io faccio la responsabile della comunicazione e dell'ufficio relazioni con il pubblico in ASL, arrivano ringraziamenti, arrivano riconoscimenti da parte dei cittadini e dei nostri pazienti, solo che noi non ovviamente, diciamo, non gli diamo enfasi, li teniamo perché rientrano nel nostro quotidiano, no? Il nostro lavoro, il nostro mestiere, il nostro dovere,
fare buona sanità. Quindi se ci riusciamo e riusciamo a dare questa immagine, a spegnere ogni tanto le tante polemiche che insorgono, possiamo migliorare? Sì, sempre, tanto. Però intanto l'impegno quotidiano cerchiamo di profonderlo nella maniera migliore possibile. Parlavamo di donazioni e visto che sono venuti i numeri dei donatori di oggi, sappiamo che siamo a 70, una parola prima di passare la parola appunto al nostro direttore sanitario, al dottore Sanguedolce. Stiamo crescendo anche in tema di donazioni di organi, abbiamo fatto veramente tanto, tantissimo lavoro nel corso dello scorso anno e nei primi mesi di quest'anno per sensibilizzare anche nelle scuole, così come alla donazione di sangue, anche alla donazione di organi, alla donazione di tessuti. E quindi questo lavoro continuo fatto dagli operatori sanitari in collaborazione stretta con i volontari sta portando i suoi primi risultati anche in questa direzione. Come ASL Lecce al momento credo che siamo i primi in regione, ci avviciniamo ai numeri di alcuni dei migliori a livello nazionale. Ovviamente anche su questo possiamo e dobbiamo migliorare e continuiamo ad impegnarci tantissimo, perché diffondere la cultura adeguata, far sapere, far conoscere le informazioni corrette e giuste sulla donazione di sangue, di organi e di tessuti, penso che sia fondamentale. Il dottore Sanguedolce, direttore sanitario dell'ASL. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Io raccolgo quanto mi dice adesso la dottoressa Giausa, proprio per confermare che lo spirito di donazione in Puglia, nel Salento, è grande. Questa piccola parentesi sulla donazione d'organi la possiamo confermare, in particolare il Salento nell'ultimo anno è cresciuto molto come cultura della donazione complessivamente, quindi anche donazione organi e tessuti, ed è porta la bandiera in Puglia ed è vicino ai numeri di regioni leader in Italia come la Toscana. Noi tendiamo a questo obiettivo sicuramente. Venendo ad oggi, sono contentissimo di questi risultati che abbiamo appena sentito. È una giornata bellissima, abbiamo riscontrato uno spirito come dire, di solidarietà collaborativo enorme. E come diceva l'assessore Negro, c'è stato questo evento l'anno scorso, questo tragico evento. Noi abbiamo dei numeri che io vorrei adesso brevemente illustrare, che con il supporto del Dipartimento Trasfusionale abbiamo estratto, che danno la misura di quanto è accaduto e di quanto noi auspichiamo che accada in termini di unità raccolte. Allora, nel mese di luglio, mese purtroppo della tragedia ferroviaria, se noi verifichiamo i dati delle unità raccolte nel mese di luglio dell'anno scorso del mese di luglio dell'anno scorso confrontate a quelle del mese di luglio dell'anno precedente, del 2015, noi abbiamo dei numeri ovviamente una grossa impennata. In alcuni casi noi abbiamo raddoppiato in alcuni siti. Faccio un esempio giusto per dare dei numeri più concreti: il sito di Copertino, da 146 unità raccolte nel luglio 2015 ne ha raccolte 367 nel mese. Casarano, da 200 a 334 nel solo mese a confronto. Quindi c'è stato una sensibilità enorme. Complessivamente noi abbiamo incrementato di insomma un migliaio nel solo mese di luglio. Questo significa che c'è stato quello che abbiamo ovviamente percepito dalle immagini e dalle cose che abbiamo visto. L'auspicio e gli obiettivi che adesso ci poniamo sono ovviamente, insieme alle donazioni, alle associazioni di donatori e al Dipartimento, quello di rendere il più possibile stabile e periodica questa spinta emotiva molto forte che c'è stata, veramente incredibile, e renderla il più possibile stabile. Nel,
Un altro dato, nei primi mesi dell'anno 2017, escluso luglio a questo punto, quindi con i primi cinque mesi, diciamo fino a maggio, rispetto comunque ai primi cinque mesi del 2016, quindi senza l'effetto che si è creato a luglio, comunque c'è una tendenza all'incremento di, del 2-3%, che comunque ci dà un dato da, su cui riflettere. Io credo che lo spirito poi di questa, di queste giornate, che poi, come vi dirà la dottoressa Caroli, fanno parte di un progetto ampio della, della Regione Puglia, quello che poi ci condurrà alla giornata finale del 12 luglio, che la Puglia non dimentica ma continuerà a donare, e sia proprio l'obiettivo che ci stiamo ponendo. Credo che oggi siamo sulla strada giusta di portare i numeri vicino o diciamo uguali a quelli che abbiamo raggiunto nel luglio dell'anno 2000, dell'anno 2016. Questo perché se raggiungiamo questi numeri, noi raggiungiamo e superiamo probabilmente anche l'autosufficienza di sangue del Dipartimento. Pertanto concludo qui, è una giornata veramente, veramente bellissima, è l'inizio. Poi tra l'altro noi inauguriamo qui a Leuca, dal punto più a sud della regione, questa serie di giornate che la Regione Puglia ha voluto, così come fra un poco vi spiegheranno anche come saranno organizzate. Quindi partiamo da qui, oggi è la giornata di avvio e l'avvio mi sembra assolutamente incoraggiante. Grazie a tutti quanti, in particolare e soprattutto ai donatori. Dai dati che ci ha fatto conoscere il direttore sanitario vediamo che la potenzialità c'è, quindi bisognerebbe soltanto, diciamo, esortare un po' tutti e continuare questa attività di sensibilizzazione perché diventi sistematica la donazione e che ci sia sinergia, no? Fra le varie, diciamo, si usa tanto il discorso della rete e dei nodi, no? Io spesso dico che poi ci sono tanti nodi nelle reti, però mancano spesso le connessioni, quindi se riusciamo veramente a metterci insieme, il risultato sicuramente diventa più importante e di valore. Non a caso, per esempio, io fra le cose che faccio in azienda curo la pagina istituzionale Facebook dell'azienda, Azienda Sanitaria Locale Lecce. Proprio stamattina leggevo che qualcuno a commento di questa iniziativa regionale ha scritto: vi scordate sempre di quelle persone, quindi delle associazioni di persone che sistematicamente hanno bisogno di sangue, no? Ci sono tanti pazienti, tante patologie che al di là di quella che può essere l'urgenza legata ad un incidente stradale o ad una situazione ancora più tragica tipo quella del luglio dello scorso anno, hanno bisogno in maniera costante e continua di sangue, quindi è anche a loro che dobbiamo pensare nel momento in cui noi andiamo a donare, e sicuramente non ci scordiamo nemmeno delle associazioni che li rappresentano. La dottoressa Caroli è stata un motore di tutto questo percorso, la dottoressa è un funzionario del Dipartimento Salute della nostra regione, quindi a lei la parola. Buongiorno a tutti, prioritariamente mi permetto di fare ringraziamenti all'amministrazione comunale di Castrignano del Capo, alle associazioni, all'ASL di Lecce, perché diciamo onestamente il tempo a disposizione è stato veramente poco, però è stato un percorso facilitato proprio dal grande spirito di sensibilità e di collaborazione che tutti indistintamente hanno dimostrato. È stato sufficiente addirittura una semplice telefonata al sindaco del comune che subito si è reso disponibile. Credo che, diciamo, questa è la vera dimostrazione di quando bisogna fare sistema, quindi indipendentemente poi dalle attività e ancora di più quelle sanitarie richiedono inevitabilmente un'integrazione a vari livelli. Come ha preannunciato il Presidente Emiliano in occasione della conferenza stampa che si è tenuta venerdì scorso in Regione, la giornata del pugliese, del donatore di sangue, nasce perché
si voleva dare un segnale di quella solidarietà verificatasi, diciamo, in un'occasione di un tragico evento che, parole dello stesso Presidente, sono irrisarcibili, un dolore che la Puglia ovviamente non dimentica, ma che in quell'occasione vide la solidarietà, oltre che la forte dedizione non solo degli operatori sanitari, delle forze dell'ordine, di semplici cittadini, ma che inevitabilmente evoca quelle lunghe file presso i servizi trasfusionali pugliesi. Ricordavamo proprio l'altro giorno che in quell'occasione, in quella giornata, stranamente il Dipartimento Salute aveva convocato una riunione urgente proprio per programmare la raccolta, la raccolta per il periodo estivo, perché voi ben sapete che il periodo estivo è noto per un calo fisiologico di donazioni legate ovviamente ad una serie di condizioni che non consentono una facile donazione, ma che, diciamo, non sono altrettanto confortate da una riduzione del fabbisogno trasfusionale, anzi purtroppo anche a seguito di incidenti, ma una serie di esigenze fanno sì che l'esigenza trasfusionale aumenti. Quindi proprio in quell'occasione noi eravamo in riunione per definire un piano straordinario di raccolte di sangue, appunto, che supportassero il periodo estivo, e quindi fu automatico allertare subito i servizi trasfusionali, e da lì poi tutte le immagini che avete ben visto. E quindi da qui la necessità di sicuramente ricordare e commemorare le vittime di quel tragico evento, ma anche valorizzare questa solidarietà, e ci è sembrato giusto, quindi fortemente voluta dal Presidente, istituire la giornata pugliese del donatore, posticipando, e in questo ringrazio i 3 presidenti regionali delle associazioni che hanno inteso posticipare il festeggiamento della giornata mondiale del donatore di sangue, che solitamente si festeggia il 14 giugno, hanno concordato con noi la necessità di posticipare in occasione appunto della giornata pugliese del donatore. E quindi proprio per testimoniare questa solidarietà che parte, che ha unito, diciamo, il sud della Puglia con il nord della Puglia, abbiamo pensato di partire con il primo evento di questo tour della solidarietà, che parte proprio da Santa Maria di Leuca. Quindi oggi iniziamo questo percorso che seguirà, quindi, domenica prossima con la tappa di Brindisi il 2 luglio a Foggia, per seguire quindi poi ovviamente a Taranto il 9 luglio e in occasione della commemorazione delle vittime del disastro ferroviario, appunto concluderà il 12 luglio ad Andria, e che ospiterà, oltre alla raccolta di sangue come avete visto oggi, quindi mattinata, in accordo con il Centro Nazionale Sangue, abbiamo quindi la disponibilità di una tensa struttura che si chiama Globulandia e che servirà in modo quasi interattivo a far conoscere ai cittadini, soprattutto ai più giovani, l'importanza della donazione. Quindi sarà un percorso virtuale all'interno di quella che è la circolazione sanguigna. Il nostro obiettivo, come diceva anche l'assessore prima, è quello di far intendere qui il senso di arrivare al 12 luglio, perché la donazione deve essere una donazione periodica, consapevole, che non deve necessariamente esaurirsi in occasione di tragici eventi, perché ci dobbiamo ricordare che abbiamo pazienti che, al di là delle urgenze che possono verificarsi, che hanno necessità quotidiana, pensiamo ai talassemici, pensiamo a pazienti oncoematologici, qui il dottor Di Renzo sicuramente saprà meglio di me entrare nel merito, ma soprattutto vogliamo, il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani. Diceva il ministro Lorenzin l'altro giorno che l'Italia, e quindi anche la Puglia, ha un problema importante, quello di avere, di reclutare giovani donatori, e quindi tutti noi dobbiamo fare uno sforzo, quindi amministrazioni locali, associazioni, istituzioni, a far comprendere che la donazione è un gesto bellissimo, che dona vita e soprattutto che non fa male, e anzi può portare il sorriso e vita a chi ne ha bisogno. Grazie a tutti. Adesso la parola al dottore Di Renzo, che è la parte, diciamo, operativa poi di tutto quanto un percorso, il direttore dell'ematologia del Vito Fazzi e del Dipartimento Medicina Trasfusionale. Grazie Sonia, buongiorno a tutti. Io mi ritrovo in questa veste da un annetto, da quando sicuramente voi conoscete il dottor Valentino, è andato in quiescenza, e quindi l'ASL ha deciso di affidarmi questo incarico. Devo dire che in quest'anno di attività
per me era un mondo completamente nuovo. Io ero abituato a mandare le richieste al trasfusionale in quanto ematologo e quindi a ricevere, talvolta a pretendere anche che fossero soddisfatte le richieste. E ho scoperto un mondo che è tutto quello che c'è dietro, quindi adesso potrei dire che l'ematologia legge il sangue a chilometro zero, perché passa dal trasfusionale all'ematologia. Io mi aspetto il compito, oggi vorrei solo un po', sono stati ribaditi i risultati, un incremento del 2%, ma vorrei ribadire che il Dipartimento di Medicina Trasfusionale, che è un dipartimento interaziendale, perché oltre a Lecce c'è il Tricase e poi Gallipoli, Copertino, Galatina e Casarano, quindi sono tre SIMT, Lecce, Gallipoli e Tricase, e poi tre centri trasfusionali, servizi trasfusionali, Copertino, Galatina e Casarano. Noi quest'anno abbiamo avuto l'autosufficienza in pratica, ma vorrei ricordare, e questo lo devo anche alle associazioni con le quali appena arrivato abbiamo intrapreso un discorso di razionalizzazione di quella che è l'attività, la loro attività e la nostra attività. Abbiamo raggiunto l'autosufficienza, abbiamo ridotto abbastanza in maniera significativa quella che è stata la richiesta di sangue al di fuori del Dipartimento, passando da oltre 250 unità che abbiamo chiesto al di fuori del Dipartimento alle 70 attuali nei primi 5 mesi di quest'anno. Abbiamo ridotto anche il numero delle uscite estive, questo grazie ad una calendarizzazione fatta in maniera invitando le associazioni, perché non è sempre semplice, invitando le associazioni a mettersi insieme, di questo li ringrazio. Abbiamo provato ad analizzare quelle che erano le uscite con una resa, perché dobbiamo ragionare in quest'ottica, senza voler penalizzare nessuno, ma le uscite con una resa di 15 donazioni non valeva la spesa. E malgrado questo siamo riusciti obiettivamente ancora oggi ad avere dei numeri che, come ha detto il direttore Sangue Dolce, sono, non vorrei dire che sono aumentati, sì sono aumentati di poco, ma quantomeno non hanno penalizzato le donazioni. Tutto questo è stato possibile grazie sicuramente alla cooperazione degli operatori sanitari, delle associazioni, di una rete trasfusionale che sarà sicuramente riorganizzata anche in aderenza a quella che è il piano di riordino della rete ospedaliera, che vedrà delle modifiche che hanno solo il significato di razionalizzare. L'assessore prima ha detto che viviamo in un momento di risorse umane più che finanziario ridotte. Io lo ringrazio per le parole che ha voluto esprimere nei confronti degli operatori sanitari, perché è vero. Noi oggi lo sforzo che facciamo è quello di non far vedere, assessore, quelle che sono le criticità che sopperiamo con l'abnegazione di tutti, dei tecnici agli infermieri, ai medici, senza fiatare. La rete è ben distribuita sul territorio, le associazioni si sono fatti carico in alcuni casi di organizzare delle unità di raccolta, abbiamo 14 unità di raccolta sul territorio provinciale, che oggi vediamo qui due automoteche, però 70 sacche qua, ci sono altre due equip dell'ASL del Fazzi che sono fuori, quindi anche lì sicuramente raccoglieremo altre unità di sangue. E vorrei ricordare che il dato incrementale, seppur minimo, è avvenuto con una settimana di blackout, perché quando c'è stato gennaio la neve non è arrivato nessuno, quindi sicuramente questo sforzo che stiamo facendo e che continueremo a fare sicuramente alla fine darà i suoi frutti. Io ho detto alle associazioni, quando ho preso questo compito, che la provincia di Lecce ha oltre 100 comuni, credo, ognuno voleva l'automoteca, ogni presidente cittadino voleva l'automoteca sotto casa, perché oggi no, chiaramente ho detto che non è più possibile fare questo, che le associazioni devono
consociarsi. Questo è avvenuto, devo dire, di questo ribadisco, ringrazio ancora le associazioni, ma è una cosa che dobbiamo incrementare e dovremo cercare anche di incrementare le uscite e le donazioni infrasettimanali, perché secondo me è un altro problema. Quando avremo il personale adeguato per consentire agli operatori, perché oggi non le possiamo fare perché siamo ridotti, diciamo, al minimo come personale, per cui o vanno fuori o stanno nei centri trasfusionali per le normali attività. Però siccome l'ASL si sta già muovendo per acquisire del nuovo personale grazie alla graduatoria di assessore di un concorso fatto a Bari, appena arriva vedremo di riorganizzarci anche sotto questo aspetto, e quindi chiedo qui pubblicamente la collaborazione delle associazioni ad organizzare anche delle donazioni infrasettimanali, ottimizzando un po' anche i tempi di attesa con degli strumenti innovativi, con le prenotazioni online, per cui il donatore anziché arrivare alle 8 del mattino sa che la sua poltrona è libera alle 11 e quindi viene un quarto d'ora, 20 minuti prima. Cioè, dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme per cercare di migliorare le cose. Io ringrazio, ovviamente non posso non farlo, tutti i donatori, quelli di oggi e quelli che durante l'anno vengono. Abbiamo un altro obiettivo, che è un obiettivo regionale, anche qui chiedo la vostra collaborazione, che è quello di incrementare la produzione di plasma, e quindi siccome il plasma si può donare fra una donazione di sangue intero e l'altra, dobbiamo cercare di trovare anche lì il modo chiamare magari i donatori per la donazione di plasma. Io ringrazio di nuovo tutto e direi che possiamo essere soddisfatti, anche se non dobbiamo mai abbassare la guardia. E ora, per chiudere, sicuramente ai protagonisti poi principali di tutto questo discorso che abbiamo fatto finora, che sono i donatori e le associazioni che in qualche modo li rappresentano, e qui tutte le associazioni sono rappresentate dal coordinatore Civis, che è l'avvocato Bruno. Buongiorno a tutti. Questa è la dimostrazione che quando le istituzioni chiamano, le associazioni sono sempre pronte. Perché? Perché noi abbiamo come unico obiettivo quello di garantire sempre, in qualsiasi periodo dell'anno, l'autosufficienza nei nostri nosocomi. È chiaro, quando la Regione ci ha prospettato, perché questa è un'idea che nasce dalla Regione, e quindi penso addirittura dal Presidente Emiliano in prima persona, quella di commemorare questa tragedia che aveva interessato il nostro territorio pugliese. E grazie anche alle nostre associazioni questa idea è stata elaborata, quindi, da Giornata della Memoria in Giornata Regionale del Donatore. Perché? Perché noi avevamo chiaro un quadro. La difficoltà molto spesso è quella di portare una persona a donare. In quella circostanza, purtroppo tragica, tantissime persone erano andate a donare, per la prima volta. Quindi ci siamo detti, ma perché non cercare di raggiungere queste persone e far sì che quella donazione dovuta ad una emotività del momento non diventasse un gesto che si ripete nel corso della vita? Quindi l'obiettivo di questa giornata regionale del donatore, con queste tappe che la dottoressa Caroli ha sottolineato, quindi oggi a Leuca, domenica prossima a Brindisi, l'altra domenica ancora a Foggia e poi Taranto per concludere ad Andria, perché noi vorremmo veramente raggiungere le coscienze di queste persone che hanno donato per la prima volta di diventare donatori occasionali, periodici, occasionali già lo sono stati, quindi diventare donatori periodici, perché solo in questo modo noi riusciamo a garantire o a uscire da quelle che possono essere le emergenze e far sì che tutto rimanga nel quotidiano, perché
La sensibilizzazione di quei giorni è stata anche un fattore necessario per poter sopperire alla richiesta di sangue che in quei giorni c'era presso gli ospedali di Andria, Corato, eccetera, di Bari. Se invece noi riusciamo a raggiungere queste persone, guardate che sembra una cosa impossibile, ma una cosa semplicissima. Se ogni donatore riuscisse a coinvolgere un'altra persona, in un solo momento noi raddoppieremmo il numero dei donatori. Se ogni donatore che dona, le medie sono abbastanza basse, 1, qualcosa, donasse due volte, noi in pochissimo tempo raggiungeremmo, cioè andremmo a quadruplicare la raccolta. Ora, questo non solo perché purtroppo accadono le sciagure, ma perché noi siamo un territorio, no? Soprattutto con molto turismo. Durante l'estate noi abbiamo il fenomeno inverso, una riduzione delle persone che vanno a donare e un aumento della popolazione sul territorio. Quindi noi abbiamo, purtroppo e per fortuna, più persone presenti, ma più possibili utenti all'interno dei nostri ospedali, vuoi per incidenti stradali, vuoi per malattie croniche, vuoi per malattie acute, per qualsiasi ragione. Quindi questo ci porta a uno sforzo maggiore per poter garantire quell'autosufficienza che, diciamo, in gran parte dell'anno abbiamo e che in questo periodo rischiamo di non avere. Dico rischiamo perché bisogna effettivamente dire che grazie ai nostri donatori raramente questo accade, proprio veramente in maniera molto sporadica. E perché noi teniamo in conto anche il discorso di quelle persone che sono negli ospedali e che, cosiddetti malati cronici, che hanno bisogno periodicamente di trasfusioni, dei quali noi non ci possiamo dimenticare. Noi non possiamo dimenticare sol perché c'è stata un'emergenza che ci sono delle persone talassemici, eccetera, che hanno bisogno periodico del sangue e che purtroppo in certe circostanze, ahimè, vengono un po' trascurati, perché poi l'emergenza porta a dover prendere dove c'è e quindi riducendo al massimo le trasfusioni di cui queste persone hanno bisogno, e questa non è una cosa giusta. È chiaro che l'azienda sanitaria non fa mancare mai il sangue a nessuno, ove proprio dovesse accadere lo prendono dalle altre regioni, quindi in qualche modo, e di questo bisogna dare atto, che le nostre aziende, almeno per quelle della Puglia, sono molto sensibili a questo fenomeno, quindi diciamo che non fanno mancare mai niente. Gli operatori dei centri trasfusionali, onestamente bisogna dire, lavorano in una situazione di continua emergenza e ogni giorno è emergenza per loro, vuoi perché c'è carenza di personale, vuoi perché c'è un aumento della richiesta, e questo è anche un fattore positivo, perché anziché andare a farsi curare al nord o all'estero, si fanno curare qui da noi, perché oggi la nostra sanità è diventata una sanità di eccellenza. Quindi diciamo che sono tanti elementi che messi insieme ci portano veramente a dire benvengano queste iniziative, perché sono veramente mirate a portare tutti i nostri donatori occasionali o i donatori occasionali delle emergenze a poter valutare e diventare donatori periodici, perché veramente tutti ne abbiamo bisogno. Noi durante l'estate andiamo in ferie, andiamo al mare, purtroppo le malattie non vanno in ferie, non vanno al mare, quindi chi sta in ospedale aspetta quel gesto di ciascuno di noi. Quindi dove le istituzioni sono disponibili, le associazioni faranno sempre la loro parte, e ove anche non dovesse esserci una disponibilità da parte di qualche istituzione, sicuramente le associazioni continueranno a pungolare e a portare sempre avanti questo tipo di discorso e di messaggio. Noi abbiamo bisogno di sangue, i malati hanno bisogno di sangue e noi non possiamo esimerci dal darlo. Grazie. Yeah.
penso che possiamo concludere con l'impegno che ciascuno di noi può prendere, no? Ciascuno per quello che è il suo ruolo, il suo compito istituzionale o di volontario, a cercare di portare avanti la cultura della donazione e a cercare di implementare sempre più quanto più possibile le donazioni, diffondendo anche informazioni corrette, perché spesso magari ci sono falsi miti sulla donazione del sangue, quindi anche riuscire ad organizzarci assieme per dare un'informazione corretta in maniera più capillare. Lo possiamo fare anche attraverso i canali istituzionali, noi lo potete fare voi come associazione, lo possiamo fare assolutamente insieme. Quindi continuare, cioè, anzi sempre più cercare di sentirci e di organizzarci assieme per offrire un servizio migliore. Se ci sono interventi, domande, altrimenti penso che possiamo chiudere. Non c'è nessuno. Buona giornata e grazie a tutti.